Sorpassi vietati in via Campania a Cagliari, la realizzazione della pista ciclabile su entrambi i lati della strada comporta anche un restyling e un cambio totale dei parcheggi, almeno a livello di sistemazione. Non ci saranno più quelli a spina di pesce, ma saranno appunto degli stalli in lungo. Risultato, tra i tanti, la carreggiata che si restringe, praticamente si passerà a una corsia e poco più, dunque rendendo nei fatti impossibili o comunque pericolosi i sorpassi in una strada nella quale molti automobilisti corrono e che è stata teatro negli ultimi anni di vari incidenti. I negozianti della via comunque esprimono la contrarietà alla realizzazione della pista ciclabile anche per la nuova sistemazione dei parcheggi. Ci saranno degli stalli in meno e a detta loro potrebbe essere un motivo in più per molti per lasciare l'auto in doppia fila, una moda tra virgolette anche cagliaritana in voga oramai da decenni. Questa comunque è la rivoluzione per quanto concerne il traffico anche nella via Campania. Gli operai sono al lavoro per le ultime rifiniture, devono ancora essere tracciati i parcheggi già presenti, come possiamo vedere da queste immagini. Sull'altro lato della strada qualcuno attraversa le strisce pedonali correndo e poi appunto le macchine che adesso non potranno più effettuare sorpassi nella via Campania a Cagliari. Quale sarà ovviamente la situazione? Quella attuale vede appunto gli operai in azione e un primo focus sul traffico potrà essere fatto non prima della prossima settimana, perché come recitano i cartelli fatti mettere dall'amministrazione comunale, il divieto di sosta vale fino al 6 dicembre prossimo.